Allora, Nat, siamo pronti ad approfondire meglio il tema della puntata con i nostri ospiti. Prima però di introdurli, facciamo un breve riepilogo dei paesi in cui il matrimonio tra persone dello stesso sesso è consentito. Sì, Oriana, i Paesi Bassi sono stati i primi ad autorizzare i matrimoni gay nell'aprile del 2001, il 30 gennaio del 2003 è toccato al Belgio, dal 2005 anche alla Spagna. In Svezia e Norvegia i gay possono anche sposarsi in chiesa, dal 2009. In Canada, dal 2005, la legalizzazione è estesa anche ai cittadini residenti all'estero. In Portogallo l'ok ai matrimoni gay è arrivato a maggio del 2010. Nello stesso anno, in Islanda, la premier Johanna Sigurðardóttir ha inaugurato la legge sposando la sua compagna storica. L'Argentina è l'ultimo paese in ordine di tempo ad aver approvato queste unioni, insieme al Messico, che non le celebra più solo nella capitale, Città del Messico, ma ha esteso il diritto anche ad altre città. Il Sudafrica è l'unico stato africano ad averle legalizzato dal novembre 2006 le unioni civili tra omosessuali. Negli Stati Uniti la situazione è soggetta a continui cambiamenti. Ad oggi gli stati che riconoscono i matrimoni gay sono Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire e New York, oltre ai distretti federali di Columbia e Washington. Il matrimonio viene anche riconosciuto da una tribù di indiani dell'Oregon. In Brasile le unioni tra persone dello stesso sesso sono riconosciute dal 2004 e ci sono poi altri 17 stati che riconoscono pari o alcuni diritti alle coppie, indipendentemente dal loro sesso. Si tratta di Austria, Danimarca, Regno Unito, Lussemburgo, Germania, Svizzera, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Finlandia, Andorra, Croazia, Irlanda, Colombia, Nuova Zelanda e Uruguay. L'Italia e la Grecia restano il fanalino di coda dell'Europa perché non hanno tutele per le coppie dello stesso sesso. Oh, e la questione matrimonio e riconoscimento delle unioni gay è sparita completamente dall'agenda politica del nostro paese, eppure continua a crescere il numero degli omosessuali italiani che scelgono comunque di sposarsi, anche se all'estero. Ne sa qualcosa il nostro ospite. È con noi Sergio Lo Giudice, presidente del gruppo consiliare del PD del comune di Bologna, per molti anni alla guida di Arcigay nazionale e ora presidente onorario, che quest'estate ha sposato il suo compagno a Oslo in Norvegia. Buonasera Sergio e grazie di aver accettato il nostro invito. Buonasera a tutti e tutti voi. Allora Sergio, intanto vogliamo farti i nostri auguri per il tuo matrimonio. Grazie. E prima di entrare nel vivo della nostra riflessione politica su questo tema, perché abbiamo voluto cominciare l'anno con questo messaggio un po' benaugurante, perché è un tema che ormai insomma se ne parla poco, insomma, quindi proviamo a riproporlo. Hai voglia di regalarci in qualche modo un ricordo del vostro matrimonio, di quel momento? Assolutamente sì, anche perché sono reduce dal viaggio di nozze che abbiamo posticipato al periodo natalizio. Siamo stati a New York e siamo tornati con Michele proprio l'altro ieri, quindi insomma non sono ricordi lontani, ma la situazione è molto presente e molto viva. Noi ci siamo sposati il 27 di agosto a Oslo in una bella sala della Corte di Giustizia, perché lì in Norvegia non sono i comuni a celebrare i matrimoni civili ma i tribunali, e una giovane giudice ci ha unito in matrimonio. C'era una presenza da quarantina tra amici e parenti che ci avevano seguito dall'Italia. Abbiamo fatto una bella festa, è stata una bella cerimonia, ma è stato, devo dire, per tutti noi molto bello e molto commovente anche poter celebrare una cerimonia non simbolica, non come quelle che tante volte è capitato anche a me personalmente di celebrare o a cui ho partecipato in Italia, cerimonie simboliche che richiedevano la possibilità di effettuare una cerimonia reale. Quella era una cerimonia reale, noi ci siamo sposati, siamo tornati con un bel certificato di matrimonio, gli ufficiali di stato civile ci hanno stretto la mano e fatto i complimenti, e per la legge norvegese, così come per i tanti paesi, 7 paesi europei e gli altri paesi del mondo che riconoscono i matrimoni, noi siamo sposati a tutti gli effetti. Certo, è molto antipatico poi tornare in Italia e sapere che invece qui tutto quello non ha alcun valore. Proprio per questo è molto importante che tutte le coppie, che sono un numero sempre più elevato, si stanno sposando in questi anni e in questi mesi all'estero, dopo riescano a fare la rete in Italia per costruire un percorso e partecipare alla battaglia per il riconoscimento del matrimonio civile tra persone dello stesso sesso anche nel nostro paese. Sta facendo il giro del web con milioni di visualizzazioni uno spot australiano firmato Get Up a favore dei matrimoni gay, che insiste sull'attualità politica di questo tema. In Italia invece la questione del riconoscimento delle unioni gay è sparita dall'agenda politica di governo e partiti. Come mai secondo te? È vero che durante l'ultimo
primo periodo di governo Berlusconi il tema è totalmente sparito dall'agenda del governo, ma anche l'opposizione ha fatto fatica a costruire una sua ipotesi, una sua proposta. Oggi per esempio il mio partito, il Partito Democratico, sta ragionando, ha messo in piedi una commissione nazionale di diritti che sta ragionando anche di questo, su una proposta da fare rispetto alle prossime elezioni politiche sul tema del riconoscimento delle coppie omosessuali. Però il livello di ragionamento è ancora molto molto arretrato, si riparte dalla discussione sui DICO, quella proposta di regolamentazione delle convivenze tra persone dello stesso sesso, di sesso diverso, che il movimento omosessuale aveva scartato come assolutamente insufficiente e inadeguato. C'è contemporaneamente invece una richiesta forte, anche dentro il Partito Democratico, da parte di alcuni settori e soprattutto da parte del movimento LGBT, di una legge che riconosca il matrimonio civile tra persone dello stesso sesso. Questo tema, questo concetto, il concetto del matrimonio come nuova richiesta del movimento omosessuale va spiegato, perché ancora non è passato nell'opinione pubblica e neanche sui media. Si fa fatica a costruire un discorso condiviso su questo tema e quindi sarà molto importante che nei prossimi mesi, da qua alle prossime elezioni politiche, ci sia una forte azione da parte di tutti quelli che hanno a cuore i diritti delle persone, in particolare i diritti delle persone omosessuali, perché si riesca a sfondare il muro dell'indifferenza dal punto di vista mediatico, dal punto di vista politico, rispetto a questa nuova richiesta, che è una richiesta molto differente da quella che si faceva qualche anno fa sui PACS, sulle unioni civili, perché è un altro tipo di richiesta che è basata su un principio, che è il principio della libertà delle persone, della pari dignità, dei pari diritti, e che come dire, anche se qualcuno può intenderla come una richiesta, diciamo, elevata, è una di quelle richieste che non è sottoponibile a mediazioni, nel senso che è una richiesta di principio, una richiesta che ci sia una pari uguaglianza di fronte alla legge. Bene Sergio, io ti ringrazio per il tuo contributo questa sera con noi, insomma, e spero ci siano altre occasioni per parlare ancora di matrimoni gay e anche di tutte le battaglie che riguardano il mondo LGBTQ. Molto volentieri. Grazie Sergio per essere stato con noi. Ora ci prendiamo una pausa, ma torniamo con un nuovo ospite tra qualche minuto. Voi restate con noi perché chi cambia frequenza è un vero diverso.